Cari concittadini, buongiorno e buona domenica delle Palme a tutti. Vi comunico che abbiamo altri due casi positivi. Si tratta dei familiari conviventi con l'ultimo caso purtroppo deceduto nella nostra città. Avevamo messo in conto la probabilità di questi due ulteriori contagi. La situazione è quindi monitorata ed è sotto controllo. Il triste bollettino della nostra città ci dice che abbiamo dunque 14 casi attualmente positivi. Si tratta del numero più alto registrato in città finora. Voglio rassicurarvi del fatto che siamo in attesa di due tamponi che certifichino la guarigione di altrettanti concittadini. Ci auguriamo che tra oggi e nella giornata di domani possa giungere questa bellissima comunicazione, così da abbassare la nostra curva del contagio. Come vedete, sono sempre qui ad aggiornarvi. Stamattina sono stato al Palagagliacazzi, il centro di raccolta e smistamento di beni di prima necessità allestito in questa emergenza per la popolazione aversana. Si procede a ritmo sostenuto senza sosta. Anche stamattina i volontari della Croce Rossa con la Protezione Civile erano al lavoro e a loro tutti va il nostro ringraziamento dal profondo del cuore per quello che stanno facendo insieme ai volontari Caritas. Quindi un grande esercito di volontari che non si ferma un minuto per non far sentire nessuno solo nella nostra città di Aversa. Sono convinto che i dati che vi ho dato ieri e le cose che vi ho detto ieri vanno ribadite, sono state anche ribadite oggi dal Ministro della Salute. L'emergenza non è superata e da oggi parte una settimana in cui dobbiamo assolutamente ridurre al minimo i rischi. Quindi, con la solita franchezza, o seguiamo queste indicazioni o ne pagheremo le conseguenze. Quindi meglio dirselo in modo schietto, in modo sincero, senza troppi giri di parole. State a casa in questa settimana, vi ribadisco che mi aspetto una grande prova di maturità da parte di tutta la cittadinanza aversana. Vi auguro nuovamente una serena domenica delle Palme. Ricordiamoci che abbiamo la fortuna di avere una casa in cui essere protetti e in cui poter stare al sicuro. Pensiamo sempre a chi non ha questa fortuna, pensiamo a chi negli angoli remoti e più poveri del mondo sta combattendo questa battaglia senza risorse e né strumenti. Ringraziamo sempre per quello che abbiamo e continuiamo a tenere duro. Oggi alle 17 sarò nuovamente in diretta su Instagram per rispondere alle vostre domande. Vi abbraccio tutti con infinito affetto e ringraziamento per la collaborazione che ci state dando. I vostri contributi sono fondamentali per me e io, come sempre, continuerò a tenervi aggiornati. Buon pranzo a tutti, ci vediamo alle 17 in diretta su Instagram per le vostre domande.